Allora, Isabella, abbiamo il tier S, A, B, C, D in ordine decrescente. Naturalmente mi varrò del vostro parere consultivo, anche della chat nel caso. Allora, Isabella, naturalmente vince la guerra civile, già una che vince la guerra civile mi piace. È matrimonio interessante, probabilmente si volevano anche molto bene. Figlia pazza, però. Giovanna? Eh sì, gli do un A. Gli do l'A perché comunque poi Colombo, le prime legislazioni a favore degli indigeni, gli do un A. Avrebbe potuto diventare S. No, anche effettivamente, cos'è che ha sbagliato, poverina? Sì, ma tu li Non lo metti so. tu, tu li metti No, tutti in ma S allora allora. facciamo così: gli davo S se c'era il figlio maschio. Ok, facciamo così. Ecco. Aspetta, no, Cioè, scusami, è però la figlia. letteralmente comunque Diego, non so chi ha preso Riccardo No, Mallina Marco, stasera no, e Marco, l'ha mi sto. No, sostituito con. Marco, sto contestualizzando il periodo storico, capisci? Cioè, le Sì, donne sono. no, chiaro. Chiaramente, hai Allora, capito? scusami, Il concept, sì. però la figlia ha generato Carlo V. Vabbè, ho capito, però cioè, non è che adesso siamo una roba biblica che i padri, cioè le colpe dei padri sui figli, non sui nipoti, quindi per ora questo. Abbiamo Pippo IV. Allora, Pippo IV ha una simpatia epidermica con me, però era oggettivamente però, allora, gli darei un C, gli darei un C, perché non è brutto brutto per terrificante. Forse B. Per simpatia, c'è il conte Duca d'Olivares, ci sono un sacco di momenti di figate in quel periodo storico, però letteralmente tutto quello che poteva perdere l'ho perso. Guerra dei Trent'anni gestita male, guerra del Monferrato gestita peggio. Secondo me B è pure troppo. Però Ma io do apprezziamo lo C. sforzo, cioè rispetto a Filippo III, apprezziamo lo sforzo, no? Perché tu Filippo III lo metti sotto, lo metteresti? Alla Madonna, cioè nel Ah, boh, senso. allora mettiamo Filippo IV in B con l'ipotesi di mettere Filippo III in C. Poi abbiamo Ok. Filippo II. Secondo me neanche a Dopodiché parlarci. abbiamo Ferdinando d'Aragona. Lo metterei su B perché è vero che alcune delle istituzioni che fonda la moglie sono di matrice aragonese e basca, quindi terre più o meno sue, però siccome odiava Carlo V, cioè se si odiavano evidentemente uno aveva ragione e l'altro no, concept contestualizzato, relativizzato, e quindi naturalmente metto B per mettere Carlo V No, 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 Rick, quali dichiamo? Allora, ti B, lo do. metto in B, lo metto in B. Lo metto in B. In B. Carlo Lo Quinto. metto in Ti B. do. Sì, gli è arrivata la riforma luterana con un treno, non riesco a fare niente, cioè ha No, distrutto allora, tutto. ok. Allora, guarda, Riccardo dice Carlo Quinto è S anche solo perché ha catturato il re di Francia. Cioè, per me sei già Pavia, però. tier gold, Effettivamente. tier gold, Vets. Cioè, una vita a cavallo si è fatta. Filippo II e D ha perso il Sacro Please Romano nerf Impero. Carlo Quinto. Please nerf Carlo Carlo V, Quinto. allora, Carlo V lo metto su A per la battaglia di Pavia, quello effettivamente. Però, ripeto, ragazzi, Lutero, però è una roba importante, quello lì si è spaccato l'impero per sempre. Oserei dire, si è spaccata la cristianità. No, ragazzi, la cristianità, dai, che cazzo stai dicendo? B. Ok, Cioè, fermi Pavia è tutti. figo, però, No, 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 dai. fermi. Oh, Marco, dimmi se esiste un Chad più Chad di uno che chiama un vecchio generale svizzero tedesco e gli dice: fatti un cappio d'oro, scendi a Roma e impicca il Papa. Non sappiamo però se gliel'ha detta sta roba. Va bene, però Fürstenberg l'ha interpretata così, cioè per Ho me capito. Quando è. faremo. Allora, facciamo così: quando faremo la tier list, frasi più fraintese della storia, metteremo lì allora. Poi abbiamo Carlo Ragazzi, sei convinto? II. Aspetta, hanno chiesto regine storiche con i piedi più belli. Allora, se cazzate noi non Quello le da sul vogliamo, fede. aspettate. Però per 10 abbonamenti vi faccio le statue con i piedi più belli. 10 abbonamenti mi servono, non uno di più, non uno di meno. Allora, 11 blocchi. cosa cazzo sta succedendo? 11. Allora, aspetta che mi sono dimenticato di mettere uno importante. Scusa, ma perché Filippo II è S? Cioè, non ha vinto nessuna guerra. Non è Ma riuscito a cosa stai invadere dicendo? l'Inghilterra.
Ha invaso il Portogallo. Ma perché non ha anche una guerra? L'ha conquistato. Sotto di lui l'impero ha raggiunto il massimo storico, ok? Navi che vanno da Lisbona alle Filippine, al Messico, al Perù, a Manila, che è di nuovo le Filippine. La Manica? Quello lì, già ripeto, quello lì è stato un errore, fatalità di un italiano, perché poi sappiamo tutti come fanno gli italiani. Non veneziano, chiaro. No, tra l'altro, ecco, che perché sennò aveva paura che annegassero 8.000 uomini, non ha passato quella cosa lì. Cioè, è colpa del re. Il re gli ha detto, via con noi, vai, no problemi, GG Eds. E ha detto, non so, muoiono gli uomini. Cioè, è una guerra, vabbè, comunque. Carlo II gli do C perché oggettivamente non ha fatto niente, ma poverino, cioè ce n'era tante di... No, dai, gli do B per la simpatia, perché insomma... No, dai, ma quello qui... Gli do C e non ne parliamo perché poverino, insomma... Ora, Filippo III, capisci che io non l'ho messo... No, perché Filippo III non lo posso mettere con Carlo V, non lo posso mettere con Filippo IV, lo devo mettere con qua. Allora gli tocca stare sul D a Carlo II, purtroppo. Per forza, sto Filippo IV con Carlo V un po' mi inquieta, però forse è giusto. Cioè, forse è giusto così. Forse Ferdinando d'Aragon. No, le teniamo qua. Vabbè, poi c'è. Gli amici che si sono connessi adesso, Riccardo sì. Mardigan in versione crociato cattolico stasera ha deciso che avrebbe fatto. Sì, certo. Ha deciso che avrebbe fatto il top tier dei re di Spagna, secondo lui, che è un esperto di storia spagnola. Ora, ci tengo a specificarlo per le valutazioni che sta dando. No, ma scherzi, questa qua poi facciamo la... Facciamo un video. Chiaro. E manca Filippo V, che è l'ultimo, anzi che è il primo Borbone. Guerra fica, ammetto, bella situazione, ha tolto tutti i diritti di fori a Barcellona e all'Aragona, quindi anche questo un po' mi muove qualcosa dentro. E gli do una A comunque, perché a differenza di Filippo IV e Carlo V, perché ha ridimensionato ma non ha perso niente, cioè lui si è preso, lui era il nipote del re di Francia. Non ha nessuna prospettiva, si è preso il trono, fatto le sue robe, GG Eds, fondatore di Messina. Ma è il figlio quello che va a Napoli? E Carlo III, dici? Sì. Sai che non mi ricordo se è il figlio o il nipote? Te lo controllo. Vai. Sì, io sono abbastanza ok con questa tier list, non so se... Sì, direi che questa è quella definitiva. Si può salvare sta roba? Share on Twitter and Facebook. Download, perfetto. Window di Spagna. Perfetto. Abbiamo già il post di Instagram pronto per domani. Fatto. Visto quando ci mettiamo a posto. Era il figlio, ok. Scusate, cosa stavamo dicendo? Mi sono un attimo astratto.